scorso mese di marzo purtroppo è morta la professoressa Maria Fenelli, che per noi era un importantissimo punto di riferimento. Quindi, però è un gruppo di ricerca aperto questo, fatto da soprattutto tenuto insieme dalla passione per il nostro territorio, per questo territorio straordinario che sono i Colli Albani e più in generale il territorio dell'area romana. E è un territorio di una bellezza struggente, direi, e non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità, l'occasione di fare di cenare al tramonto magari con la vista sul lago Albano. È un territorio veramente molto bello, decantato dai grandi viaggiatori che nell'Ottocento frequentavano l'Italia, era una tappa obbligata del Grand Tour. È un territorio che però al tempo stesso, a mio parere, rappresenta uno straordinario laboratorio e una straordinaria raccolta di dati di vario tipo, ma anche di dati di carattere climatico, perché grazie alla presenza di una serie di laghi vulcanici, in questi laghi sono presenti dei sedimenti e in questi sedimenti ci sono importantissimi cosiddetti proxy data climatici di carattere balinologico, ma ci sono poi testimonianze storiche e archeologiche, ci sono le unità vulcaniche e le unità sedimentarie che in modo diretto e indiretto sono connesse alle variazioni climatiche. E c'è il sacro Monte Albano, il Lucus, qui si parla di foreste, era un bosco sacro al centro della civiltà latina, connesso con la civiltà romana e purtroppo poco tutelato, perché adesso è ridotto, nonostante varie sentenze del Consiglio di Stato, è ridotto a una selva di antenne, deturpato, privato della sua sacralità. Questa è una foto del 1936 in cui si può apprezzare un po' quella che era la situazione originaria. E i Colli Albani, dicevo, il paesaggio fisico dei Colli Albani è fondamentale per capire anche la Roma e la storia romana, perché Roma deve la sua grande fortuna al Tevere, al bacino idrografico del Tevere e per il trasporto fluviale che veniva fatto, e ai Colli Albani, al vulcano e all'apparato vulcanico dei Colli Albani, perché noi adesso combattiamo guerre per le risorse naturali, gas, petrolio, ma in epoca romana due grandissime risorse naturali erano il sottosuolo, quindi le rocce, i materiali di costruzione, i materiali tufaci della messa in posto dei prodotti piroclastici e le lave dell'apparato albano che hanno costituito poi la fortuna di Roma, ma anche il Tevere con la possibilità di trasportare legname, perché il legno nell'antichità era un materiale assolutamente indispensabile, era una fonte energetica, era un po' l'equivalente del nostro gas e del nostro petrolio. Quindi quello che è accaduto in epoca romana ha segnato poi anche un cambiamento in quello che il paesaggio, cioè i romani sono riusciti a cambiare le forme del rilievo, a modificare le forme del rilievo grazie proprio all'uso che loro facevano del territorio, che io cercherò di sintetizzarvi. Ma prima di andare a vedere quello che poi è il cuore, diciamo, della mia presentazione, faccio un piccolo inquadramento di carattere generale, e qui non me le vogliano i vulcanologi, vedo Carlo Rosa che lui ne sa sicuramente più di me su questo, hanno fatto veramente un lavoro straordinario, ma le fluttuazioni climatiche e le variazioni climatiche stanno proprio alla base della struttura dell'apparato dei Colli Albani, sia nelle unità del sottosuolo, quindi le unità sedimentarie marine, sia nelle unità vulcaniche, che sono ormai organizzate nei cosiddetti sintemi che sono stati definiti negli ultimi decenni, quindi delle unità al tempo stesso che sono quelle vulcaniche accorpate ai litosomi, che hanno una connotazione di carattere geomorfologico, ma all'interno di queste unità ci sono paleosuoli, ci sono superfici di inconformità o addirittura superfici erosive alla base che sono legate in modo diretto o indiretto alle fluttuazioni climatiche e alle variazioni statiche, insieme naturalmente alla tettonica, alla vulcano-tettonica, che in questo settore ha avuto un'importanza fondamentale. E l'attività dei Colli Albani copre un range piuttosto ampio che va da circa 600.000 anni fa fino ad arrivare alle cosiddette eruzioni fredde, ai LAR, e stiamo parlando di 5.800 anni fa, quindi un vulcano ritenuto ancora più
scente ma non in attivo, e che dà notevoli segni di attività, anzi con tremori, con attività sismica. Ma un altro elemento che collega il clima, le variazioni globali climatiche all'attività vulcanica è proprio il carattere esplosivo, perché io nella prima immagine vi ho fatto vedere l'apparato vulcanico, ma qui nel Lazio avevamo altri apparati vulcanici, a partire dalla Toscana meridionale fino ad arrivare tutto il margine tirrenico. In questo intervallo che va dal Pliocene superiore, ma soprattutto intorno ai 600, tra i 600 e i 30-40 mila anni fa, è stato sede di un'attività vulcanica così intensa, con emissioni di volumi di materiale piroclastico. Solo il litosoma vulcano laziale, nelle stime che sono state fatte, si parla di circa 40 chilometri cubi, quindi volumi enormi. E immaginate gli altri vulcani, perché c'erano contemporanee in azione quelli dei Sabbatini e tutti gli altri vulcani che erano attivi in questo periodo, quindi probabilmente avranno avuto conseguenze climatiche su scala globale. E se pensate che l'eruzione del Tambore, il famoso anno senza estate, e ha cambiato il clima per 2-3 anni, qui stiamo parlando di un insieme di eruzioni che veramente hanno probabilmente condizionato il clima su scala globale, eruzioni particolari poi di carattere freato-magmatiche legate poi fra l'altro studi che sono stati fatti a partire dagli anni 90 hanno messo in relazione addirittura la ciclicità nell'attività vulcanica con le fasi di stazionamento basso del livello del mare, e in modo particolare il passaggio di cui accennavate prima tra cicli di 41.000 anni e cicli di 100.000 anni, e più o meno siamo nel range di attività soprattutto del litosoma, quello tuscolano Artemisia, in parte del vulcano laziale, sono caratterizzati da fluttuazioni climatiche molto intense. Climatologi mi correggano se dico cose inesatte, cioè un'intensità maggiore, periodi glaciali piuttosto lunghi e periodi invece caldi molto più brevi, però anche molto più estremi. Ecco, in questi studi che sono stati fatti dalla professoressa Derita, Salvatore Milli e altri ricercatori, hanno messo in evidenza proprio la corrispondenza tra le fasi di stazionamento basso del livello del mare e l'attività vulcanica. Quindi guardate, il clima che ha la capacità di condizionare probabilmente anche l'attività vulcanica. E questi sono i vari sintemi poi che sono presenti all'interno del litosoma vulcano laziale, e questo era il carattere freato-magmatico, il lago creato che ha reso così eccezionale poi l'eruzione del litosoma del vulcano laziale. Mi sembra che sia paragonabile, correggimi se sbaglio, Carlo, all'eruzione del Pinatubo, forse non ci sono forse equivalenti attuali per un'attività esplosiva così intensa come quella che è avvenuta. Poi abbiamo il litosoma tuscolano Artemisia, vado molto velocemente, quello Faete e quello litosoma Via dei Laghi, che è il più recente, quello responsabile fra l'altro della formazione del tavolato. La vegetazione forestale noi la troviamo anche nei depositi vulcanici, non è vegetazione che viene direttamente dai colli albani, in questo caso queste segnalazioni che sono state fatte, però è interessante che nei depositi piroclastici ci siano presenti resti vegetali come questi nell'unità di Tor de' Cenci, e potrebbe essere interessante analizzarli, studiarli proprio per vedere, per avere delle indicazioni dirette sul tipo di essenze che erano presenti nelle aree, diciamo, nei bacini idrografici che poi rifornivano queste incisioni, perché di solito si trovano le incisioni. Ma il clima che modella le forme del rilievo, cioè le fluttuazioni statiche che ci sono state durante il quaternario, soprattutto nel Pleistocene superiore, hanno prodotto fasi di abbassamento del livello del mare che hanno inciso il plateau vulcanico, creando una serie di valli che venivano poi sovralluvionate e riempite nei momenti di stazionamento alto del livello del mare. E abbiamo tutta una serie di terrazzi che sono stati studiati e correlati, marini anche, correlati ai vari stage isotopici, ma anche sistemi fluviali connessi a questi. Quindi il clima in qualche modo rappresenta un elemento fondamentale che modella le forme stesse del rilievo,
E poi pensate ai paleosuoli presenti all'interno delle attività vulcaniche, e ognuno in questi paleosuoli ci sono, registrati eventi climatici. Abbiamo indicazioni molto precise su quella che era la paleoecologia e la paleobotanica di quel tempo, perché i suoli e i paleosuoli si stabilizzano in periodi di tempo piuttosto lunghi, quindi riescono a registrare non il singolo evento meteorologico, ma le condizioni di microclima per periodi abbastanza lunghi. Quindi anche questa è una linea di ricerca interessante, lo studio dei paleosuoli. Occupazione dei colli alpini e modifiche antropiche del territorio. Questa è una sintesi molto schematica dei principali eventi che riguardano questo territorio, e nella parte in basso vedete canalizzazioni. Sono state fatte grandi opere idrauliche che hanno modellato in modo incredibile questo territorio, delle opere veramente incredibili. L'emissario di Albano e l'emissario di Nemi, cioè parliamo di tunnel realizzati presumibilmente tra il IV, dicono addirittura VI secolo avanti Cristo, forse con maestranze etrusche, e il cui scopo non è stato ancora ben chiarito, ma probabilmente ci sono anche motivi climatici dietro alla base, perché una cosa poco conosciuta, l'emissario di Nemi, ad esempio, che porta in quello che era un bacino lacustre che poi è stato prosciugato, il bacino di Ariccia, e poi prosegue con un altro canale nel fosso dell'Incastro, e lì hanno realizzato quasi 70 chilometri di canali e di opere in sotterraneo, cioè delle opere idrauliche incredibili, legate a fattori che noi non abbiamo ben presente adesso, perché interpretare certi fenomeni, certe opere che sono state fatte, certe trasformazioni, richiede appunto un approccio di tipo interdisciplinare, perché dove si ferma magari la ricerca archeologica può intervenire la geologia, la paleoecologia, la climatologia e un insieme di fenomeni. E questa è l'occupazione dei colli alpini durante il Paleolitico medio. Il Paleolitico inferiore chiaramente non si era troppo instabile ancora come area, quindi solo sporadiche presenze a nord e a sud. Nel Paleolitico medio, soprattutto nelle fasi di quiescenza dell'attività vulcanica, inizia l'occupazione, ma anche la trasformazione del territorio, soprattutto del settore costiero. E infine, durante il Paleolitico superiore, si arriva a poter colonizzare anche la parte, si creano degli insediamenti anche nella parte interna al recinto tuscolano Artemisio. Il reticolo idrografico e la morfologia condiziona le forme dell'insediamento umano. Fatto qualche tempo fa Gisotti un interessante articolo sulle vie di crinale, e guardate, questo è un tipico reticolo idrografico di tipo centrifugo, in cui sugli interfluvi si possono creare delle facili vie di accesso, quindi sugli interfluvi vie di crinale, poi vie di controclinale e infine vie di fondovalle. E l'espansione e l'occupazione umana sin dall'epoca arcaica è condizionato da questo. E arriviamo poi ai tempi più recenti, arriviamo ai popoli latini, alle varie città e insediamenti che erano presenti in quest'area. Le famose 30 tribù latine che si riunivano appunto al Caput Aquae Ferentine, si riunivano sotto Monte Giove, è un territorio in cui nasce la storia di Roma, ma è fondamentale capire che cosa è accaduto in epoca romana, in generale in quest'area in particolare, perché la prima deforestazione, la prima globalizzazione è avvenuta proprio in epoca romana. Il primo modello di sviluppo poco sostenibile forse è proprio quello che è stato messo in atto dai romani, e purtroppo quello dell'archeologia forestale, cioè le modalità con cui i romani e i popoli antichi gestivano il patrimonio forestale, che era una risorsa importantissima, vi ho detto, è un pochino trascurata. E pensate che il testo più completo è del 1873, poi ristampato nel 2010 e varie edizioni nel 65 e nel 2010 de Berenger, come anche quest'altro testo è fondamentale, The Rap of the Earth di Jacques A. White del 1939. Non ci sono lavori più recenti, sembra quasi che l'archeologia forestale e l'interesse per la gestione dei boschi negli ultimi decenni sia passata di moda, ma invece la gestione dei boschi è fondamentale. I boschi sono fondamentali per la vita umana, servono per tutelare il suolo, servono per tutelare il territorio dal dissesto idrogeologico, e quando vengono gestiti male creano dei problemi. Li hanno creati in epoca romana e li creeranno a noi se non cambiamo modello di sviluppo.
E perché c'era un grande consumo di legna all'epoca romana? Riscaldamento delle terme, attività minerarie, metallurgia, attività pensate alle fornaci per i mattoni, consumavano un quantitativo immenso di legna. I cantieri navali, militari e civili, i colli albani erano un luogo in cui c'erano alberi particolarmente pregiati, adatti per le costruzioni navali, che fra tutti gli alberi forse erano quelli più diciamo importanti, strategici in epoca romana. Riscaldamento, agricoltura, le esigenze di una popolazione in espansione, bisognava coltivare, disboscare e coltivare per dar da mangiare a una popolazione crescente, soprattutto in epoca imperiale. Quindi tutti questi usi hanno portato i romani a creare proprio una gestione razionale del loro patrimonio forestale. C'erano varie figure, i questores classici che provvedevano al rifornimento del legname, proprio legname che serviva per le costruzioni navali, c'erano i saltuari, i silvarum custodes, custodi amministratori dei singoli boschi, i saltuari limitani che vigilavano sui confini delle selve e dei poderi. C'è tutta una pletora di funzionari, di amministratori che avevano il compito di proteggere e di salvaguardare questo importante, una lezione che noi non abbiamo imparato, perché in Italia abbiamo 250, mi pare, corpi di polizia, e l'unico corpo di polizia che siamo riusciti ad abolire è stato quello, il Corpo Forestale dello Stato, che era un corpo ad altissima specializzazione. Quindi bisogna imparare dal passato, bisogna riscoprire il modo in cui anche anticamente si gestivano le foreste, imparare a rispettarle, perché se non si gestiscono in modo corretto le foreste si vanno incontro a grandi problemi. E il tempo è tiranno, quindi cerco di andare avanti abbastanza velocemente. E la deforestazione attuata dall'impero romano, questa politica un po' di rapina, perché loro avevano i boschi sacri che non si poteva toccare neanche un ramoscello, ma poi avevano la tendenza a conquistare e a portare a Roma grandi derrate alimentari e quindi a disboscare e a dissodare. E questo ha creato problemi su scala globale, ha portato a un impoverimento, alla perdita del suolo. In zone dove c'era un clima mediterraneo, forse ha portato ai primi fenomeni di desertificazione indotti dall'attività antropica, magari in concomitanza di particolari congiunture climatiche non particolarmente favorevoli. Quindi la prima deforestazione, i primi cambiamenti globali su scala globale che interessano il territorio furono attuati proprio dai romani, e secondo questi autori, Jack e White, furono una delle cause delle concomitanti della decadenza dell'impero romano, perché era un modello tutto sommato non sostenibile secondo questi autori, e io concordo con loro, perché se non si gestisce in modo corretto il territorio, il professor Guzzetti prima ce l'ha spiegato molto bene, si va incontro al dissesto idrogeologico, piane, alluvioni. La prima alluvione di Roma 241 a.C., guarda caso dopo che i romani avevano incominciato a disboscare in modo molto pesante tutto il territorio sia del bacino idrografico del Tevere sia delle zone circostanti Roma. Andando poi all'Ager Albanus, che un po' doveva essere il cuore di questa diciamo presentazione, cercherò di essere molto veloce da questo punto in poi. Quanti minuti ancora? Perfetto, allora cerco di essere nei tempi. Fino al primo secolo avanti Cristo questo territorio non aveva subito particolari modifiche, almeno per quello che c'è noto dalle fonti storiche, anche se probabilmente insediamenti, ville produttive erano già state fatte. Però nel primo secolo d.C. l'imperatore Domiziano ci va a costruire una vasta residenza, e soprattutto nel secondo secolo d.C. sotto Settimio Severo viene insediata ad Albanum, il Castra Albanum, la seconda legione partica, primo caso in cui una legione, almeno 5.000 legionari, più tutte le famiglie, più tutto il personale, più gli ex legionari, cioè stiamo parlando di un insediamento che alla fine poteva ospitare circa 30.000 persone, da un numero tra i 15.000 e i 20.000 persone, e i 20-30.000 persone, e stiamo parlando di un teatro che poteva contenere 15.000 persone, e delle terme, le grandi terme di Cello Maio, che sono del tutto paragonabili
alle terme di Caracalla. E qui sarebbe interessante il contributo degli archeologi per sapere qual è il consumo di legna di un impianto termale. E ho letto che una stima che è stata fatta di circa 100 tonnellate l'anno per un piccolo impianto, uno di quelli che alimentava, diciamo, una di queste ville produttive. Qui stiamo parlando di un enorme impianto termale, quindi l'effetto della deforestazione inizia a farsi sentire. E come si fa a stimare, e questa potrebbe essere l'idea della linea di ricerca verso cui stiamo andando, come si fa a stimare quale può essere stato il consumo del suolo anche in modo più quantitativo oltre che qualitativo, perché le fonti storiche ci danno sempre informazioni utili, è un lavoro veramente recettosino andarle a cercare, ma sempre di carattere molto puntuale. Beh, andare a vedere gli insediamenti dove sono collocati. Purtroppo una carta archeologica degna di tale nome, insieme a tante altre carte geotematiche e tematiche, il Lazio non ce l'ha, e sono tutta una serie di studi che fanno vedere però la densità abitativa, qui stiamo parlando soprattutto del suburbio, quindi il suburbio orientale di Roma, e vedete quelle sono ville, ma non solo ville dedicate all'ozio, ma anche ville dedicate all'attività produttiva, e quindi consumavano legna, in più c'erano attività produttive che erano gli orti. La grande ricchezza di acqua presente nei colli albani ha fatto sì anche che ci fossero delle coltivazioni, e un tipo di coltivazioni che non erano le grandi coltivazioni di cereali, che quelle in epoca imperiale venivano da fuori, ma c'era tutta una serie di prodotti deperibili che invece potevano arrivare rapidamente a Roma grazie anche alle grandi arterie viarie che erano state costruite, via Latina, via Appia, via Ardeatina, via Laurentina, erano tutte strade che dalla costa, dove c'erano le peschiere, certi tipi di ville produttive, e dai colli albani, portavano a Roma alcuni beni essenziali, e tutto questo ha avuto un impatto sul territorio. Questo finisce intorno al III secolo a.C., partono i legionari, nel IV secolo l'insediamento fu trasformato nella sede vescovile in una delle più grandi antiche diocesi d'Italia. E infine nel VI secolo la Civitas Albana fu trasformata prima in roccaforte bizantina e infine in un castellum medievale. Ecco, qui con i castellum riprende un po' tutto il discorso. Non ho tempo, quindi vi faccio vedere solamente alcune immagini per capire quanto può essere preziosa la cartografia storica per ricostruire le forme del rilievo, anche quelle carte che sembrano carte pittoriche ma che non lo sono. Carta di Ofrosino della Volpaia 1547, vedete ci sono alberi con comportamento globoso che potrebbero essere querce o anche faggi, e altri alberi invece che hanno forme colonnari che possono far pensare a castagni o pioppi, scene di caccia ma terreni coltivati e filari di alberi. Questa è una carta del 1560-1610, cioè il modo in cui viene rappresentata il territorio su queste antiche carte è veramente importante, cioè non sono carte solamente disegnate a caso, perché noi ci siamo accorti in questi anni studiando la cartografia storica che sono carte tutt'altro che imprecise, perché per i tempi che per cui sono state realizzate, dovevano avere delle informazioni preziose, quindi analizzare queste informazioni, metterle a sistema con altre, è di grande aiuto per la ricostruzione di quelle che sono state le grandi variazioni d'uso del suolo di questo territorio, fino ad arrivare alle carte queste dell'Ottocento, quando poi noi andiamo avanti, ecco, andiamo rapidamente, la simbologia IGM permette Ghiaccio a partire Martirio, dalla prima edizione della carta geologica e della carta topografica d'Italia di ricostruire con dettaglio sia la vegetazione che l'uso del suolo per quei periodi per cui non c'erano foto aeree, ortofoto e altri tipi di indizi. Quindi più si va avanti nel tempo più si riesce a ricostruire con dettaglio quello che è l'uso del suolo che può essere ricavato dalla cartografia topografica e delle carte tematiche. E questo è un tipo di approccio seguito soprattutto nel secolo scorso, di inondazioni però, più o meno adesso siamo nel 2020, andrebbe integrato con altri tipi di dati, e qui vado veramente a concludere con i dati di carattere paleoclimatico. Il lago del Mano è stato oggetto del lago Minemi del progetto Paldas inizi degli anni 90. Sono stati fatti una serie di carotaggi, ben 6 nel lago di Albano, sono state studiate con estremo dettaglio le sequenze politiche in una serie di pubblicazioni. E quello che è emerso è di estremo interesse, perché si vede nei vari periodi quelle che sono state le dinamiche della vegetazione
partire praticamente da 28.000 anni fa fino all'epoca attuale, e con un focus particolare poi negli ultimi metri di sedimento, dove in pratica abbiamo registrati gli ultimi 2.000 anni, quindi il dominio romano, alto medioevo, pieno medioevo, tardo medioevo e infine il rinascimento, età moderna. Qui vedete le specie presenti, e dall'analisi di queste specie e di tantissimi altri dati che i paleontologi sono veramente molto bravi ad analizzare, sono venute fuori i principali episodi di deforestazione che hanno interessato quest'area, che per citare solo gli ultimi, epoca romana, circa terzo secolo, l'incastellamento tra il nono e l'undicesimo secolo, poi il dominio dei Savelli e infine la Repubblica Romana 1798-1816. Ecco, questo è un elemento estremamente importante. Truppe napoleoniche, pensate che il legname dei Colli Albani è finito nei cantieri navali francesi, con la solita logica di depredare, tagliare, e questo mi può spiegare anche la progradazione che c'è stata nella zona costiera, e anche l'impaludamento che si è verificato e la recrudescenza della malaria, che poi ha reso necessarie le grandi bonifiche dell'Ottocento. Bene, non voglio togliere altro tempo agli altri relatori, vi dico solo che le interazioni tra clima e attività antropiche, per quanto complesse, costituiscono un elemento chiave per comprendere le modalità e le forme di utilizzo del territorio. Bisogna integrare le varie discipline tra di loro, perché il sistema climatico terrestre, c'è qualcuno che ha detto che la cosa più complessa dell'universo che abbiamo adesso tra le varie discipline scientifiche sia la teoria quantistica dei quanti. Altri pensano alla teoria della relatività, ma la relatività è semplice rispetto alla teoria quantistica dei campi. Io mi sono fatto l'idea che non c'è nulla di più complesso del sistema climatico terrestre, e non c'è nulla di più vitale per noi esseri umani che comprendere il sistema climatico terrestre, perché lo dico da geologo, la scala del tempo geologico, quello che noi vediamo, è segnata da estinzioni. Quindi i piccoli danni che facciamo al clima ci rendono la vita difficile, come è successo in epoca romana, ma i grandi danni che facciamo al clima, la storia ci ha insegnato, portano all'estinzione degli organismi che stanno in cima alla catena alimentare. Successo per la grande estinzione della fine del Permiano, e successa per la grande estinzione, quella dei dinosauri, alla fine dell'era Cretacea. Adesso siamo al passaggio tra cosiddetto antropocene. Ecco, speriamo di non essere responsabili della nostra estinzione, perché noi dobbiamo pensare a salvare non la Terra, che si è sempre salvata, ma dobbiamo salvare noi stessi. Direi che basta così, spero di essere stato nei tempi. Grazie, professor Madonna, che ci ha evidenziato per l'ennesima volta quanto si possa lavorare bene in maniera costruttiva, tenendo conto di una multidisciplinarità che ci appartiene. Quello che mi fa un po' preoccupare per questa specifica area così importante per Roma sotto tutti i punti di vista, è che a fronte di uno studio che iniziamo un paio di anni fa in maniera importante, perché evidentemente i livelli medi delle acque, appunto dei laghi in questione, stanno rapidamente evolvendo in negativo, a prescindere da questo, purtroppo io evidenziai in una mia relazione che non abbiamo serie storiche climatiche sufficientemente estese. C'erano degli osservatori storici climatici molto importanti, purtroppo per le varie vicissitudini di cui parlavo prima, e anche a causa appunto di questioni operative, non abbiamo più serie storiche, e le serie storiche recenti sono spesso spezzettate perché l'ubicazione delle stazioni meteo Fusero Giuseppe è continuamente cambiata. Via Cuneo Savigliano. Di importante importanza storica, artistica, ma soprattutto paesaggistica, ingegner climatico, che ci faccia comprendere Paolo Sacchi. Le complessità meteoclimatiche che stanno affliggendo, tra tutte le altre, questa specificità ristrutturazione di Roma, perché così di deve essere edificio bellissimo, bellissimo, con spostamento di cubatura, a parlare di area romana con il dottor e realizzazione Romano, opera accessoria, che ci parla di variazione climatica antropogenetica a partire dell'ottimo climatico romano, cosa che è poco studiata e poco pubblicizzata, mi permetto di dire, e fino al quinto secolo dopo Cristo, perché qui mi sono appunto ampiamente documentato, e ne vedremo delle belle. Grazie.